Abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Buongiorno, buongiorno dagli studi di Calcio Napoli 24 TV, rieccoci con la nostra consueta rassegna stampa alla vigilia di Juventus-Napoli, la gara dell'anno, ci siamo già alla settima giornata, il big match, si ritorna allo stadium lì dove Kalidou Koulibaly volò in cielo per poi segnare il gol della vittoria e della speranza, nonostante poi il sogno sia svanito purtroppo a Firenze, adesso il Napoli ritorna lì in Piemonte per cercare di fare una grande partita dopo questo avvio. Comunque col botto, al di là poi del blackout, del passo falso a Genova. Detto questo, adesso andiamo a vedere un po' tutte le notizie che arrivano dalla rassegna stampa dei principali quotidiani italiani. Qui vi parla è Pasquale Cacciola, Gianni Orefice in regia. Andiamo a vedere proprio come i quotidiani aprono in vista di questo big match, ma soprattutto dopo questo turno infrasettimanale che ha dato ulteriori indicazioni, come quella che riguarda questo ragazzo che vedete in prima pagina, proprio al centro della Gazzetta dello Sport, Piątek si pronuncerebbe, sembrerebbe, perché è un bomber. Lo ha dimostrato già in questo avvio con numeri veramente impressionanti, sta anche stracciando record su record e la Gazzetta dello Sport oggi in edicola riferisce che la Juventus già è vigile sull'attaccante polacco con nazionale di Arkadiusz Milik, che ha avuto un impatto col campionato italiano assolutamente strepitoso, tantissimi gol, già tantissime le marcature in questo avvio, sta facendo le fortune di chi lo ha al fantacalcio ma soprattutto del Genova, e la Gazzetta dello Sport poi dà anche altri spunti. Perché? Perché ieri per esempio nel taglio alto vediamo con l'aiuto del touch che il Milan si è fermato anche ad Empoli, un ennesimo passo falso per i rossoneri in trasferta, un'altra beffa, un'altra rimonta in un certo senso, perché partiva 1-0 al Castellani, poi l'1-1 nel finale per calcio, da calcio di rigore per intervento scorretto di Alessio Romagnoli. Milan si ferma anche a Empoli, riferisce il quotidiano. Nel frattempo De Zerbi Stylis, Sassuolo è terzo, attacco record, fa molto molto bene l'ex Napoli sulla panchina emiliana. Poi c'è Totti al Colosseo, io presidente, e perché no, l'ex capitano della Roma intanto sarà al Colosseo proprio per la presentazione ufficiale della sua biografia. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport oggi in edicola, che apre chiaramente col big match di questa giornata, top class, una sfida tra due grandissimi allenatori, Allegri da una parte e Ancelotti dall'altra. Max non è partito, non è mai partito così forte, sottolinea il quotidiano, la sua Juventus è già da record, Carlo ha capovolto il Napoli, ora vuole vittoria e primato. Nel frattempo il Milan non sa più vincere, come vediamo anche qui nel taglio basso del quotidiano, e poi c'è un riferimento anche sul Corriere dello Sport a Totti e le sue dichiarazioni dopo il suo libro scritto in collaborazione col collega Paolo Condone. Nel frattempo Tutto Sport oggi in edicola apre con le parole di Paratici, direttore sportivo della Juventus, che annuncia in un certo senso che Ronaldo è solo l'inizio, quindi si prospetta un futuro sempre più ambizioso, roseo e soprattutto faraonico per la Juventus, pronta a puntare su altri fenomeni, probabilmente più giovani. Nel frattempo nel taglio alto Cairo punge Zaza, non è ancora lui effettivamente per l'attaccante, una prestazione in chiaroscuro anche col Napoli, poi nuovo inevitabile
probabile riferimento al Milan che non decolla, allarme Gattuso è già distante 6 lunghezze dall'ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League, c'è una gara da recuperare, però sicuramente le indicazioni non sono state positive in questo avvio. Ma adesso passiamo nel dettaglio ai fatti di casa Napoli, andiamo a vedere un po' la nostra home page con l'aiuto del touch, perché possiamo vedere in apertura per esempio un'intervista esclusiva a Raffaele Palladino, lo ammettono, ormai tifato per la Juventus, Donadoni mi voleva al Napoli, a Torino finirà 1-2, quindi c'è un pronostico positivo, favorevole per il Napoli, perché in vista di Juventus-Napoli proprio di domani abbiamo iniziato con la carrellata di interventi esclusivi, abbiamo concluso col Parma, abbiamo iniziato col mondo bianco-nero e quindi magari con doppio ex, con doppi ex, oppure giocatori che in un certo senso comunque sono coinvolti da entrambe le realtà, quindi mi invito a leggere questa intervista esclusiva, ma andiamo a vedere cosa ci propone la rassegna stampa quest'oggi. In particolare vediamo questa notizia, perché Juventus-Napoli, probabili formazioni, la Gazzetta dello Sport riferisce che in arrivo un'altra rivoluzione per Carlo Ancelotti, ci sono stati tantissimi cambi contro il Parma e sono pronte altrettante staffette contro la Juventus allo Stadium, ne cambia 6 addirittura. Andiamo a vedere quello che si legge innanzitutto dal nostro portale, probabili formazioni Gazzetta dello Sport di Juventus-Napoli, la formazione che dovrebbe schierare il titolare Carlo Ancelotti all'Allianz Stadium potrebbe essere completamente diversa da quella vista con il Parma. Il tecnico del Napoli effettuerebbe così 6 cambi con i ritorni di Ospina, possiamo seguire qui il passaggio, Ospina, Yusai, Albiol, Caglion, Amsic e Mertens, praticamente una rivoluzione che ormai avviene di partita in partita, Juventus compresa, ed effettivamente sarebbero queste le probabili formazioni in vista del big match di domani, ossia la Juventus con Szczęsny, Cancelo, Alexandro sugli esterni, quindi Max Allegri opterebbe per una difesa a 4, c'è ancora un punto interrogativo che pende in casa bianco nera per il modulo, Bonucci, Chiellini, coppia centrale, Emre Can, Pjanic e Matuidi in mediana, poi tridente con Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo, quindi apparentemente Paolo Dybala in panchina, parte dalla panchina dopo la chance ottenuta in settimana con il Bologna, non è un avvio proprio strepitoso per lui che comunque ha trovato il gol. Nel frattempo il Napoli, appunto, solito, ormai possiamo dire solito 4-4-2 di ancelottiana natura, Ospina tre pali, Yusai ritorna sulla fascia destra, andiamo a ingrandire ancora di più in modo che potete vedere proprio perfettamente quelle che sono le formazioni, Ospina tre pali, Yusai ritorna a destra, quindi al posto dell'ottimo Kevin Malqui che ha fatto un esordio molto molto strepitoso, ha meravigliato tutti, Mario Rui sull'out mancino, Albiol Koulibaly coppia centrale con la speranza, l'augurio che Koulibaly possa saltare nuovamente in cielo lì a Torino, Caglion sull'esterno, Zielinski dall'altra parte, quindi parliamo delle fasce del centrocampo, Allan ed Amsic in mediana, quindi il capitano torna nel inedito ruolo di regista con un'impostazione leggermente diversa considerando il modulo, però ricordiamo che quando è mancato Amsic e quando non c'è stato Diawara è passata ad Allan la momentanea regia e quindi il ruolo da giocatore di impostazione, quindi c'è appunto il polacco sugli esterni e poi c'è la novità in attacco, ossia un tandem inedito dei piccoletti Mertens e Insigne e non Arkadiusz Milik, un Arkadiusz Milik che ha fatto vedere cose positive contro il Parma, piuttosto Ancelotti se lo riserva come carta preziosa pronta a subentrare lì dove ci dovesse essere bisogno, speriamo di no sinceramente, però nel caso in cui ci dovesse essere un problema di qualsiasi natura, anche semplicemente un risultato che non si sblocca, Carlo Ancelotti è pronto a giocarsi questa carta molto molto preziosa. Andiamo a vedere però altre notizie con l'aiuto del touch, vediamo leggermente velocemente prima la grafica della Gazzetta dello Sport proprio per le formazioni che abbiamo letto poc'anzi, appunto 4-3-3 per la Juventus, rivediamo il Napoli 4-4-2, Ospina, Yusai, Mario Rui sugli esterni, Koulibaly, Albiol coppia centrale
Kajon, Zielinski sugli esterni, Hamsik, Allan in mediana, Insigne, Mertens, coppia d'attacco inedita. Sembrerebbe che sia questa la direzione che Carlo Ancelotti stia per intraprendere in vista della partita dell'anno, la gara dell'anno di domani a Torino contro la Juventus. Nel frattempo andiamo a vedere altre notizie di rassegna stampa, perché per esempio l'edizione odierna della Repubblica riferisce come ci sia stato un ribaltone in casa Napoli, un totale cambio di gestione in un certo senso, perché Ancelotti ha impiegato 540 minuti per far giocare tutta la rosa. Mancano appena gli infortunati, che per ovvi motivi non possono essere in campo, però nel frattempo praticamente tutti hanno già assaporato il campo, chi di più, chi di meno, nonostante siano passate solo 6 giornate di campionato, una sola in Champions League e senza la Coppa Italia nel mezzo. Andiamo a vedere quella che è la notizia appunto della Repubblica, perché contro il Parma il Napoli di Carlo Ancelotti ha compiuto un giro completo facendo giocare Fabian e Malquil. Il tecnico azzurro ha utilizzato in Serie A tutto l'organico, 21 uomini ruotati in 540 minuti di solo campionato. All'appello, riporta il quotidiano, mancano soltanto gli infortunati Meret, Ghoulam, Kirikesh e Younes. Sono ormai solo 2 titolarissimi di Carlo Ancelotti, ossia Lorenzo Insigne nell'inedito ruolo di seconda punta, una nuova avventura per lui, una nuova sfida finora superata con ottimi voti, e poi c'è Kalidou Koulibaly, che è certamente un baluardo difensivo, una fortezza, una certezza, un faro per l'intera retroguardia, ma per tutta la formazione. Nel frattempo Carlo Ancelotti lo ha detto: Lorenzo Insigne nella posizione di seconda punta sta dando ottimi risultati, perché non è più tenuto ad intervenire da un certo punto di vista passivo per aiutare un po' la squadra, per aiutare un po' la fase difensiva, non deve più percorrere l'intera fascia come era abituato in precedenza, invece adesso deve solo arrivare lì davanti, ci arriva con maggior lucidità, non percorrendo praticamente l'intero centrocampo in ripiegamento, e quindi ecco spiegato che Lorenzo Insigne è molto più cinico, molto più fresco e soprattutto molto più attento e famelico sotto porta. Andiamo a vedere ancora altre notizie di rassegna stampa, nuovamente l'edizione odierna della Repubblica, che riferisce come Allegri tema Ancelotti: a differenza di Sarri non sa cosa aspettarsi dal nuovo tecnico del Napoli. E in effetti sì, perché il nuovo tecnico del Napoli ha mostrato più varianti tattiche in questo avvio, più soluzioni di gioco, più uomini in campo, quindi certamente non può fare i ragionamenti su cui era abituato diversamente rispetto all'anno scorso, per esempio, dove comunque con Maurizio Sarri in genere la formazione la si conosceva praticamente sempre, soprattutto per i big match. E andiamo a vedere cosa riferisce il quotidiano oggi in edicola. Allegri non ha mai avuto davvero paura del Napoli di Sarri, aveva capito subito che da che parte prendere, come disattivarlo, su quale nervo scoperto andare a battere per irritarlo e irretirlo. Sarri ci è quasi sempre cascato. Contro la Juventus il Napoli ha spesso giocato partite sincopate, senza quella sfacciata armonia quasi musicale che ne ha contraddistinto il modo di essere negli ultimi 3 anni. Questo Napoli invece lo preoccupa di più, perché gli somiglia, perché Ancelotti è uno che in carriera qualcosa ha vinto, come ha riferito. Da questo punto di vista non ha un privilegio da esibire. Ancelotti gli dà rogna a Max, non sa bene cosa aspettarsi, come spesso non sa cosa aspettarsi da Allegri. I due hanno estrazione profondamente diversa. Ancelotti è fiero di essere definito sacchiano, Allegri lo prenderebbe come uno smacco, ma un sacco di tratti in comune, a cominciare da quello dei nervi distesi che rendono inutili le schermaglie, le pretattiche, le punzecchiature, anche le sorprese. Uno che ti somiglia è sempre un po' difficile da prendere, sottolinea il quotidiano oggi in edicola, che appunto evidenzia come Massimiliano Allegri sia preoccupato da Carlo Ancelotti. Perché? Perché effettivamente non sa cosa aspettarsi, non sa in base a cosa dare indicazione suoi, chi potrebbe muoversi in mediana. Potrebbe esserci Hamsik, è vero, ma anche Fabian Ruiz, così come non è scontata la presenza di tanti altri giocatori come lo sarebbe stato in passato, così come anche le cosiddette riserve hanno dato ottime indicazioni ad Ancelotti e quindi potrebbero avere tranquillamente una chance a Torino, anche perché parliamo di una rosa molto lunga e soprattutto piena di qualità quella a disposizione di Carlo Ancelotti. Andiamo a vedere
Invece ancora altre notizie perché c'è una bella affluenza in vista della partita proprio di domani. I residenti in Campania non potranno essere lì, purtroppo una scelta abbastanza discutibile per la quale non si capisce proprio il senso, la modalità, che soluzione, verso quale soluzione si vuole arrivare. Però nel frattempo i napoletani in giro per l'Italia rispondono presenti, perché infatti saranno circa 1.000 tifosi azzurri all'Allianz Arena, mentre sono previsti sold out in Champions League, anche perché è partita a gonfie vele la campagna abbonamenti, la mini campagna abbonamento per la massima competizione europea, un'iniziativa lanciata da Aurelio De Laurentiis anche per farsi perdonare in un certo senso dal mancato abbonamento in campionato. E come leggiamo qui, sempre come estratto dalla Repubblica oggi in edicola, sono previsti pienoni in Champions grazie ai mini abbonamenti. Abbonamenti, appunto, e poi c'è comunque la sfida della Juventus con la Juventus di domani, la gara dell'anno per la quale sono stati venduti 800 biglietti ai tifosi azzurri. Facile che si arrivi a quota 1.000 durante Juventus-Napoli, quindi, ed effettivamente non ci sarebbe da sorprendersi anche se si dovesse superare questa quota. Nel frattempo andiamo a vedere ancora altre notizie, in particolare questa mattina è la mattinata delle tante interviste, perché chiaramente fa un po' parte del lavoro intervistare figure autorevoli e protagonisti o coinvolti in entrambe le i contesti, quindi Juventus e Napoli. E l'edizione odierna del Mattino ha pensato di intervistare Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli e della Juventus. Spesso ha fatto discutere e fa discutere tuttora quel trasferimento in bianconero che molti tifosi non gli hanno perdonato. Però sicuramente è un napoletano doc, è stato un professionista esemplare, ora carriera da allenatore, che non ha avuto grossissimi risvolti, ma il futuro comunque può riservare grosse sorprese, soprattutto quando si parla di un uomo così deciso e preparato. Ferrara, a tal proposito, dice: ho mandato un messaggio ad Ancelotti all'arrivo a Napoli, che approccio, ora c'è una netta differenza col passato. Domani di sicuro puntini sospensivi. Andiamo a vedere cosa riferisce l'ex difensore, cosa si aspetta dal big match di domani pomeriggio e il quesito. E lui risponde: è sempre la partita dell'anno, anche se capita inizio stagione. Napoli e Juventus sono sicuramente le due squadre che si giocheranno il titolo fino alla fine, e seppure una delle due dovesse perdere, c'è tempo per recuperare. Mentre pensa che il Napoli possa essere psicologicamente avvantaggiato dal successo della passata stagione, la risposta è giusto dimenticare il passato, ed effettivamente è giusto farlo sia in positivo che in negativo. La storia parla di due squadre diverse negli uomini e nella tattica. Il Napoli non deve ripetere l'errore di pensare alla partita dell'anno scorso, e la Juventus, in virtù di quella sconfitta, avrà ancor più rispetto degli azzurri. Mentre con Ancelotti cosa è cambiato? È quasi sorprendente, dice l'ex difensore, per l'approccio che ha visto con il nuovo allenatore. Non era una cosa automatica che una squadra che ha fatto 91 punti e cambia allenatore e metodologie potesse invece immediatamente rispondere in un modo tanto efficace quando gli vengono chieste domande, spiegazioni, risponde: mi sembra che Carlo abbia trovato la situazione tattica e il sistema di gioco che necessariamente andavano trovati dopo la partenza di un giocatore importantissimo come Jorginho. Ha capito che doveva cambiare qualcosa, e questo gli allenatori bravi come Carlo se ne rendono conto subito. Ha rischiato, e i fatti gli stanno dando ragione. Sul Napoli invece, che tipo di Napoli vede? Risponde l'ex Napoli e Juventus: una squadra che attraverso un'ottima condizione sia fisica che mentale, un Napoli in cui tutti i giocatori si sentono parte del progetto, e questa è la grande novità rispetto al passato. L'inizio stagione è promettente, dice. Mentre andiamo a vedere altri estratti di questa intervista molto piacevole, ossia passiamo: si aspettava un inizio tanto forte di Insigne? Risponde: così come è stato per Mertens quando Sarri lo ha inventato falso 9, il cambio di ruolo ha fatto bene. Lorenzo ha sempre fatto l'esterno, ora gioca più vicino alla porta e si diverte, riceve e gioca molti più palloni e tira di più. È un ragazzo intelligente, si sacrifica dal punto di vista tattico, è perfetto. Con me in Under 21 giocava esterno nel 4-4-2, perché effettivamente
L'ex difensore è stato anche allenatore della nazionale italiana Under 21, proprio dove c'era un grande Lorenzo Insigne che era pronto al grande salto di qualità. Nel frattempo, dice, con Zeman e Sarri si è specializzato nel 4-3-3, ora sta diventando un attaccante. Quindi a Torino ci sarà lui più uno tra Milik o Mertens? È il quesito. Lui risponde: Milik si sta dimostrando un giocatore importante, Ancelotti sta dando spazio a tutti, ma personalmente credo che domani giocheranno i due piccoletti. Quindi anche Ciro Ferrara va verso questa sensazione, verso questa direzione, ossia un impiego dei due piccoletti con Arkadiusz Milik in panchina e pronto a subentrare. L'ultimo quesito è: lei è stato allenato da Ancelotti ai tempi della Juve, che rapporto avevate? Risponde: così, pur vivendo un momento difficile della mia carriera perché venivo da un infortunio, mi ha sempre dimostrato stima professionale anche quando non mi schierava. Abbiamo un rapporto che è andato oltre, ora potrei parlare di stima e amicizia. Quando è arrivato a Napoli gli ho detto: sono a disposizione per qualunque cosa, ma già aveva chi lo accudiva, riferisce l'ex calciatore. Mentre andiamo a vedere un po' di protagonisti che in campo lo sono tutt'oggi, quindi dei giocatori anche attuali, in particolare Dybala, che ha un grande roseo futuro davanti a sé. Dice: Juventus-Napoli, sfida piena di fascino ma non decisiva, l'anno scorso vinsero a Torino ma persero il campionato. Anche una piccola frecciatina quindi per la gioia verso Napoli. Mentre andiamo a vedere un po' quella che è l'intervista rilasciata dal giocatore a Tutto Sport oggi in edicola, ossia: Il mio ruolo può cambiare, contro il Bologna mi ha lasciato la libertà, io cerco sempre gli spazi vuoti e cerco di avere più dialogo con quelli che giocano davanti. Mentre per quanto riguarda poi in vista della partita, la risposta è la seguente, ossia: quella partita ha sempre qualcosa in più, riferisce l'argentino, è una bella sfida piena di fascino, tuttavia non la vedo già così decisiva, considerando che dopo quella rimangono altre 31 match per muovere la classifica. Se pensate che non ha deciso niente la scorsa stagione, quando il Napoli aveva vinto a Torino ma poi non è riuscito a vincere il campionato, questa volta la vittoria sarebbe un segnale forte a tutto il resto del campionato, ma di per sé non credo che deciderà qualcosa in chiave scudetto, riferisce quindi l'attaccante argentino, che sottolinea come sia una gara indubbiamente importante ma che allo stesso tempo comunque non comporta una sorta di ultimatum in un certo senso, cioè non sarà decisiva né per una parte né per l'altra, soprattutto in caso quindi di passo falso, né per l'uno che per l'altro. Mentre Cristian Maggio anche ha rilasciato un'intervista quest'oggi, proprio alla vigilia del grande Juventus-Napoli. Maggio ammette, perché inevitabilmente non si è tirato indietro nel tornare su quell'episodio, ossia ricorderete bene quella scena del vice capitano lì in panchina sconsolato, pronto, convinto di subentrare nei minuti finali per salutare il pubblico del San Paolo, e ritorna proprio sull'argomento, ossia amareggiato per quei 5 minuti mai concessi da Sarri all'addio. Insigne un campione e su Juventus-Napoli, puntini sospensivi. Andiamo a vedere effettivamente cosa dice l'attuale giocatore del Benevento, vice capitano del Napoli fino all'anno scorso. Mentre partiamo proprio da qui: quale azzurro fu più sbiadito, con l'Italia per l'infortunio che fece saltare la convocazione al Mondiale 2014 o per il mancato ingresso in campo l'anno scorso nella sua partita d'addio con il Crotone? Quale delle due delusioni è la più grande? Lui risponde: sono delusioni diverse, l'infortunio in nazionale fu una fatalità che non si poteva certo prevedere. Riguardo Sarri, non posso nascondere l'amarezza per quei 5 minuti negati sul campo, ma anche questo fa parte della vita. Poi ci hanno pensato i tifosi a fine partita, con quel giro di campo a sorpresa, a spazzare via la rabbia, riferisce. Mentre ancora Pierpaolo Marino, che la portò a Napoli, ha detto che una sua forza sono i tempi di inserimento. Sì, mi scelse anche per questa caratteristica, oltre al suo intuito. Devo ringraziare gli allenatori che con il mio lavoro mi hanno migliorato. Poi un commento anche su Roberto Insigne, che proprio con lui lì a Benevento, pronto per il grande salto. Lorenzo è già un campione, Roberto ci sta lavorando, ma è già un punto fermo per il Benevento. Mentre andiamo a vedere ancora Sarri e Buchi, differenze nel rispettivo 4-3-3. In generale Sarri è un maniaco della tattica, fa un grande lavoro difensivo sulla linea, quando scappare, attaccare. Buchi invece punta sull'aspetto umano, ti parla, ti carica, il primo un
professore, il secondo un fratello maggiore, riferisce quindi l'ex vice capitano del Napoli, che ne ha approfittato ancora una volta per far filtrare tutta la sua amarezza per quell'addio sul campo che non c'è mai stato, quei 5 minuti col Crotone. Ricordiamo che ormai era tutto già deciso in ottica scudetto, e quindi insomma effettivamente una chance poteva averla. Andiamo a vedere ancora, per quanto riguarda il giro di interviste sui vari quotidiani, nella rassegna stampa di stamane ha parlato anche un campione del mondo, praticamente l'ultimo campione del mondo da allenatore nel 2006, ossia Marcello Lippi, che riferisce Ancelotti migliore al mondo. Non c'è paragone con Allegri. Napoli ora più imprevedibile, ha un solo problema: domani può succedere di tutto, quindi non esclude nessun risultato tra i tre a disposizione. Andiamo a vedere effettivamente anche l'ex allenatore della Juventus cosa riferisce, e quando gli viene chiesto se Ancelotti è effettivamente il miglior tecnico al mondo, se lo considera ancora tale, lui risponde senza dubbi e spiega anche i motivi, perché ha esperienze vincenti ad altissimo livello sia da giocatore sia da allenatore, ha visto, affrontato e superato tutto ed è ancora relativamente giovane, riferisce. Dall'altra parte era impossibile mantenere il Napoli di Sarri senza Sarri, risponde l'ex CT. Sarri non faceva turnover per scelta, era alla ricerca di sincronismi esasperati, direi perfetti. Cambiare avrebbe significato complicarsi la vita. Ancelotti sta facendo girare tutta la rosa, sta cambiando sistema e si ritroverà giocatori anche meno stanchi, quindi poi nella seconda parte del campionato. Andiamo a vedere ancora l'intervista: se Ancelotti è il migliore, Allegri è sulla buona strada, è il quesito, e lui risponde proprio così: Ancelotti ha vinto più in Champions e più campionati europei, non è paragonabile, ma Allegri comincia ad essere tra i numeri uno, la sua crescita è stata pari a quella della Juventus fino a qualche anno fa. Dicevo che in Europa c'erano due o tre squadre, Real, Barça, Bayern, irraggiungibili, e la Juventus tra le inseguitrici, come dimostrato dalle finali perse. Oggi invece è entrata in quel gruppo ristretto grazie anche al tecnico. E andiamo a vedere ancora, Sacchi ha detto che presi individualmente forse non ce n'è uno del Napoli superiore a uno della Juve, ma poi il vero problema del Napoli, dice il tecnico, è stato trovarsi la Juve davanti. Sarri ha fatto cose straordinarie, ma la Juve era lì. Un'altra arma della Juventus è la ricchezza tattica, in 7 partite già 4 sistemi di gioco, sono anni che lo fa, 2-3 punti e 2-3 difensori, bravo Allegri a non rinnegare il lavoro di Conte, intervenendo con la sua idea di calcio in modo graduale, quello che sta facendo Ancelotti con Sarri, senza stravolgere quindi. Mentre Hamsik può fare il play basso, e la domanda per esempio qui, se Callo ci sta tentando, deve aver intuito i presupposti, ci vorrà tempo, riferisce. Quando poi gli viene chiesto effettivamente come finirà Juventus-Napoli di domani, la risposta è la seguente, ossia: impossibile dirlo, la Juventus non mi ha sorpreso, il Napoli un po' sì, ma può succedere di tutto. Certo, pochi giorni dopo la partita di Ancelotti in Champions è più complicata, perché effettivamente c'è il Liverpool praticamente nella prossima settimana allo stadio San Paolo, quindi chiaramente per il Napoli c'è un doppio impegno molto molto più significativo rispetto a quello che avrà la Juventus nella massima competizione continentale. Quindi si conclude così l'intervista di Marcello Lippi in vista di Juventus-Napoli. E noi abbiamo finito il giro delle interviste di questa mattina in rassegna stampa, ma chiaramente non abbiamo ancora finito per quanto riguarda tutti gli ultimi aggiornamenti in casa Napoli. Facciamo però solo una breve pausa che dura giusto un minuto. A tra pochissimo. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV.
mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Di eccoci la seconda parte della rassegna stampa di Calcio Napoli 24 TV, lo spazio per il commento. Mi hanno lasciato solo quest'oggi, ma dall'altra parte telefonicamente c'è Nino Anacleria. Buongiorno Nino. Buongiorno papà, tutti quelli che hanno detto sono anche stamattina. Perfetto, Nino, innanzitutto se ti metti in una posizione un po' più idonea, perché ti sentiamo un po' con piccole interruzioni, vediamo, facciamo una prova. Volevo chiederti effettivamente, Nino, di lasciarti, innanzitutto volevo lasciarti proprio la parola in modo da affogare tranquillamente il mio raffreddore, ma scherzi a parte, volevo un commento alla vigilia di questo Juventus-Napoli molto molto importante, la gara dell'anno chiaramente, subito un banco di prova importantissimo per gli azzurri. Volevo chiederti, in virtù di quanto abbiamo visto quindi nelle ultime partite, nelle ultime apparizioni, possiamo definire il blackout di Genova solo un incidente di percorso o forse un piccolo campanello di allarme che non va poi sottovalutato in vista della nuova, del continuo della stagione? Ma è sembrato assolutamente un piccolo posto falso. Ci può stare, no? Una squadra che sta ancora cercando la propria identità e si sta evolvendo in qualcosa che non è stata negli ultimi 3-4 anni. Quindi ovviamente è una sconfitta che non va dimenticata, ma sembra che la squadra abbia già imparato da questo falso. Sì,
Sì, effettivamente sembrerebbe che sia arrivato il messaggio forte e chiaro, perché dopo quel passo falso, quel tonfo che ha fatto anche tanto tanto male, c'è stata una reazione immediata, c'è stata una vittoria sporca, ma comunque una vittoria con la Fiorentina, e poi ci sono stati segnali importanti di Torino e a Napoli col Parma. Nino, andiamo a vedere un po' insieme le formazioni per quanto riguarda il big match di domani. Vediamo per esempio la Juventus schierata apparentemente con un 4-3-3, mentre Ancelotti rilancia il suo 4-4-2, ma in rassegna stampa leggevamo che effettivamente per Allegri questa volta questa partita diventa più difficile. Perché non riesce a prevedere chi sarà in campo dall'altra parte del Napoli. Chiaro, può fare riferimento a due o tre giocatori chiave di questa formazione, quali Insigne, Koulibaly e magari non so, mi viene da nominare Haaland, però dall'altra parte è un mazzo di carte che può essere mischiato e rimischiato di continuo, quindi non c'è la certezza, come accadeva con Sarri, della formazione avversaria. Quindi questo va a complicare un po' i suoi piani, non credi? Assolutamente, con Sarri era un copione, allo stesso modo c'erano i triangoli in mezzo al campo, le punte leggere che cercavano il fraseggio e soprattutto gli interpreti erano sempre gli stessi. Con Ancelotti invece questo non è più vero, Nino, non si capisce. devi fare un movimento all'Arcadius Milik, quindi un taglio dietro la linea e metterti in una zona più di linea, perché ogni tanto ti perdiamo. Posso. Proviamo, dai, avanti. E invece, ecco, stavo dicendo con Ancelotti, Ok. questo non è più così, perché come abbiamo visto nelle partite in 540 minuti ha usato ben 21 giocatori, tutta rosa, tranne infortunati ovviamente. Quindi potrebbe esserci qualche sorpresa noi, ma soprattutto per Allegri. Sì, effettivamente potrebbero esserci, perché al momento sembrerebbe, andiamo a vedere con l'aiuto del touch, che la formazione scelta, tra virgolette, però è chiaro che può tutto cambiare nelle prossime ore. Comunque Ancelotti farà molto riferimento agli allenamenti che vedrà. Dovrebbe esserci tre pali, Ospina, Yusai e Mario Rui sugli esterni, chiaramente Koulibaly, Albiol, Kuppi a centrale, Zielinski e Kayon sulle fasce, Amsic, Haaland in mediana nel cuore del centrocampo, Insigne e Mertens, offensivo. Sembrerebbe che il tecnico stia optando per questa soluzione dei piccoli geni, dei piccoli fantasisti lì davanti. Nino, crede che sia una mossa giusta? Fermo restando che ormai del mister ci affidiamo per qualsiasi cosa, non gli diamo piena fiducia dopo quanto visto, o credi che magari l'impiego dall'inizio di Milik potrebbe essere più favorevole per il Napoli? Ah, infatti, come ho detto tu, non ho pagato i suoi moduli Angelo, quindi non possiamo metterli in dubbio. Certo, io preferirei Milik a Mertens perché questo allenamento che sta trovando con Insigne è qualcosa di incredibile, lo dico di numeri, no? Insigne che sta facendo tantissimi gol, non è mai partito così nella stagione, chissà che proprio lui non possa deciderla. Aspettiamo la conferenza di oggi, magari ci daremo qualche invito in più a Ancelotti, chissà, magari ci fanno un po' là, altrimenti vuole ritrovare quel titolarità e quindi farà il massimo con due, se dovesse giocare. Vediamo nel frattempo la Juventus, andiamo a rivedere velocemente la formazione possibile, bianconera, Szczęsny tra i pali, Cancelo, Alexandro si muoveranno sulle fasce, Bonucci, Chiellini al centro, Emre Can, Pjanic e Matuidi in mediana, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic dal primo minuto apparentemente, quindi panchina per Paolo Dybala. Nino, cosa può significare questa mossa di Allegri? Ma è una cosa che sta succedendo da stagione, da tempo qualche incognita, il mancato di mercato. Penso Intanto, comunque. Nino, dobbiamo rivedere i tuoi movimenti da centravanti, perché resti troppo Mannaggia. statico nella zona proprio dove Ma non si prende sono più Allegri. abituato a giocare in difesa per questo. Ecco. Ho provato a spostarmi Vai, di nuovo un ora attimo. ti sento bene. Ah, ok. Vai, non muoverti da Quindi. quel posto, vai. Ma no, sono immobile, ho i muscoli immobili. Dybala però attenzione perché potrebbe essere un po' una variabile impazzita, no? La carta da giocarsi a gara in corso che potrebbe far saltare
gli schemi di Ancelotti. Poi bisognerebbe vedere se Ancelotti saprà rispondere a questo inserimento, che senza dubbio ci sarà, quindi bisogna comunque fare attenzione, perché la Juve è composta da tutti i titolari, da giocatori fortissimi, dato che l'obiettivo è la Champions, quindi qualsiasi pedina è importante e bisogna essere attenti. È vero, Nino, io voglio passare a un altro argomento, i telespettatori mi perdoneranno perché chiaramente non voglio distogliere l'attenzione da Juventus-Napoli, lungi da me, ma voglio approfittarne che ho un esperto di Premier League in diretta qui con me durante la rassegna stampa di Calcio Napoli 24 TV e parlare, accennare un po' il discorso legato a Liverpool, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Già la prossima settimana vedremo questa partita spettacolare allo stadio San Paolo. Io ti chiedo: come sta il Liverpool? Che squadra è il Liverpool? E soprattutto cosa deve temere il Napoli dei Reds? Il Liverpool sta bene, ha perso contro il Chelsea nella Carabao Cup, sì, ma comunque entrambe le squadre hanno fatto un ampio turnover, dato che gli obiettivi sono diversi, no? Il campionato, certo, la Champions. Come sta il Liverpool? Beh, ne sapremo di più domani, perché alle 18... Esatto. E 30 gioca il Napoli, alle 18 gioca il Liverpool, quindi le due squadre giocheranno quasi in contemporanea. Affronterà di nuovo il Chelsea di Sarri e sarà un banco di prova molto interessante e magari, ecco, sarà proprio propedeutico per prepararsi ad affrontare quel Napoli di Ancelotti. Però credi che questa partita effettivamente tra Liverpool e Chelsea possa in un certo senso condizionare poi l'appuntamento in Champions League? Ossia, immaginiamo un KO del Liverpool e quindi arriva un Liverpool acciaccato a fuori grotta allo Stadio San Paolo, oppure in caso di successo arriva una squadra ancora più esaltata, ancora più pimpante. Credi che sia fondamentale in tal senso questo appuntamento? Ma senza dubbio vincere aiuta a vincere, però anche dopo una sconfitta comunque il Liverpool è una grande squadra, una squadra che ha un DNA europeo, che fa della Champions e delle corse in Champions la sua storia, quindi bisogna comunque stare attenti anche nel momento peggiore, e lo insegna proprio il Milan di Ancelotti, no? In quel famoso 3-0 di Istanbul, sì, ecco, mettere qualcosa di diverso in campo, qualcosa in più e cambiare la partita. È vero, è vero. Che sensazione hai, Nino, in vista del prossimo match in Champions League? Questa è difficile come domanda, lo immagino. Ecco, ti sei spostato di un centimetro da dove stavi. Sì, in effetti sì, è vero, sono spostato di un centimetro, è vero. Prego, prego. Sarà senza dubbio una partita molto difficile, perché le squadre inglesi, lo sappiamo, lo abbiamo imparato negli anni, mettono molta più energia in campo, sono atleticamente sempre un passo sopra, e quindi bisogna fare attenzione a chiudere gli spazi e a coprire gli inserimenti continui degli esterni. Quindi sarà una partita che consumerà molto energie e dobbiamo affidarci ad Ancelotti per gestire bene la rosa. È vero, è vero. Nel frattempo, Nino, io volevo pescare live una notizia, ecco qui, che ho visto nella rassegna stampa che hai curato questa mattina per il sito, tornando a Napoli-Juventus, Juventus-Napoli di domani, ossia quattro mosse in Juventus-Napoli, le quattro mosse in teoria decisive, e c'è un focus dell'edizione odierna di Il Mattino. I quattro passaggi sottolineati, Nino, sono: sfida CR7 Kalidou Koulibaly. È chiaro che se il senegalese dovesse tenere a bada il fenomeno portoghese, allora sarebbe un conto; se dovesse andare in difficoltà, né un altro. La sfida sulle fasce, perché chiaramente è anche lì che forse si deciderà la partita di domani. La marcatura di Insigne, come bianconeri difenderanno, marcheranno Lorenzo Insigne, talento di Frattamaggiore particolarmente ispirato. E poi le palle inattive, e qui proprio c'è il fantasma di Kalidou Koulibaly che ancora vaga lì per lo stadium. E quindi volevo chiederti, effettivamente, tra questi quattro punti molto interessanti che propone Il Mattino oggi in edicola, quale credi che effettivamente può indirizzare la partita di domani in un senso o nell'altro? Secondo me la marca è come se la carne da qualsiasi sia muoversi. Come? Sei tornato a spostarti, Nino. Prossima volta ti incateno prima di venire negli studi. Perché se l'attaccante napoletano è in forma strabiliante in questo momento riuscirà a trovare spazi e trovare il tiro, beh, allora potrebbe davvero decidere la lui. Quindi credo che sia quello.
Perfetto, perfetto. Quindi da quello che abbiamo interpretato, perché quest'ultima parte abbiamo dovuto un po' leggerla tra le righe, insomma, tu identifichi nella marcatura di Insigne il paragrafo più Esatto. significativo di questo focus interessante del Mattino che propone come questi quattro punti potrebbero essere decisivi o per la Juventus o per il Napoli in vista del big match di domani. Detto questo, io ringrazio Nino Anacleria per il contributo, la grande sapienza proposta qui Ricordare durante il la passato, rassegna abbracciare il stampa, presente e ti e anticipo. auguro una buona giornata, Nino. Ciao, buon lavoro. Ciao. Effettivamente, proprio tornando alla nostra rassegna stampa, possiamo andare a vedere con l'aiuto del touch questo approfondimento, questo focus del Mattino che sottolinea proprio come ci siano quattro mosse che effettivamente potrebbero decidere il match in Juventus-Napoli. Andiamo a vederle, andiamo proprio a leggere questo articolo perché dice di eccole contro, 158 giorni dopo Juventus e Napoli, questa volta si rincontrano già a settembre per la settima giornata di Serie A, prima e seconda, esattamente come l'epico big match dello scorso aprile. Adesso i bianconeri ci arrivano a punteggio pieno, mentre gli azzurri con un bottino entusiasmante, ma col passo falso di Genova, e secondo l'edizione odierna del Mattino, saranno quattro i passaggi fondamentali per il big match di domani. In primis la sfida tra Cristiano Ronaldo e Kalidou Koulibaly, perché sarà infatti il difensore senegalese, eroe dell'ultima trasferta in casa bianconera, a prendersi cura del fenomeno portoghese. Gioca centrale Cristiano Ronaldo, anche se sbaglia moltissimo non dando punti di riferimento, nella sua marcatura dovrà principalmente occuparsi appunto Kalidou Koulibaly. Importante sarà limitare i rifornimenti per il portoghese, così come prezioso risulterà il pressing sui centrocampisti, soprattutto su Pjanic, che è il maggior ispiratore del gioco bianconero. Quindi questo potrebbe essere il primo passaggio decisivo per la gara di domani. Poi chiaramente ci sono le corsie esterne, perché soprattutto con Juventus e Napoli non possono non essere protagoniste, ed è proprio qui, anzi lì, che si potrà decidere il match, osservando il potenziale di entrambe le squadre. In tale zona del campo il tecnico toscano deve ancora scegliere il modulo. Se dovesse optare per una linea difensiva a 4, la spinta toccherà Cancelo a destra, Alexandro a sinistra. Se invece dovesse affidarsi alla difesa a 3 con Barzagli, Bonucci, Chiellini, saranno i centrocampisti offensivi a spingere, Bernardeschi da un lato e Matuidi dall'altro, con Ancelotti dall'altra parte. Nel nuovo 4-4-2 la partecipazione alla fase offensiva dei è determinante. Ecco perché Mario Rui e Yusai saranno due elementi chiave con le loro sovrapposizioni sulle fasce. Leggiamo qui: sono loro infatti a guadagnare il fondo per i cross, con gli esterni di centrocampo Caglione e Zielinski che dovranno convergere più centralmente tra le linee per colpire. Effettivamente, questa è un'altra novità di ancelottiana natura, ossia gli esterni che si accentrano più che arrivare sul fondo, mentre la marcatura di Insigne, appunto, considerando anche l'ottimo momento, è senza dubbio l'attaccante di Frattamaggiore, l'uomo che può spostare gli equilibri in casa Napoli. Decisivo sarà il suo movimento tra le linee. Allegri studierà la marcatura affidandogli in prima battuta un centrocampista, Pjanic molto probabilmente, e poi quella dei difensori centrali Bonucci e Chiellini. Insigne diventa devastante quando riesce a ricevere il pallone frontalmente alla porta avversaria e non di spalle, così da poter disegnare un assist per gli inserimenti degli interni di centrocampo o lasciare Arkadiusz Milik alla conclusione. E poi appunto le palle inattive, Koulibaly, Docet, il difensore lo insegna, in partite tatticamente bloccate come quella che potrebbe essere domani, sarà fondamentale ogni dettaglio. Occhio quindi a quel trio bianconero, Bonucci, Chiellini e Benassia, tre difensori centrali abilissimi a colpire di testa da calcio d'angolo, così come massima attenzione alle punizioni con tre specialisti come Cristiano Ronaldo, Pjanic e Dybala. Anche se l'argentino dovrebbe partire dalla panchina, per gli azzurri finora ancora manca l'appello, il gol di un difensore centrale. Puntini sospensivi, chissà che non possa accadere domani. Certo, dovesse esserci il
Di nuovo un gol di Kalidou Koulibaly, potremmo parlare serenamente di apoteosi. Nel frattempo si registra da Castelvolturno grande serenità, grande ottimismo e un'aria molto leggera e piacevole. Andiamo a vedere questa notizia per esempio della rassegna stampa. Effettivamente il Roma sottolinea come non ci sia nessun muso lungo a Castelvolturno, ma qui per esempio con Sarri avrebbe giocato qualche minuto solamente a dicembre, eppure abbiamo visto ieri come effettivamente il giocatore sia pronto quantomeno per essere considerato arruolabile e dare una mano agli Usai a rifiatare. Certo, non è piacevole fare continuamente riferimenti all'ex allenatore, che comunque ha lasciato tantissimo alla causa azzurra e ha permesso che si realizzasse quasi un sogno, però dall'altra parte viene veramente automatico fare sempre dei confronti, proprio perché a talune scene siamo ormai poco abituati, come quella appunto di vedere addirittura 21 giocatori già testati e provati dopo appena 6 giornate di campionato e una di Champions League. Andiamo a vedere altre notizie di rassegna stampa per chiudere. Per esempio la Gazzetta dello Sport oggi in edicola anche conferma che ci sarà una bella affluenza dei tifosi napoletani a Torino, ossia partenopei da tutta Italia allo Stadium. Il dato per il settore ospiti risponde alla voce di 1000 tifosi, saranno infatti 1000, come leggiamo qui, i tifosi che accompagneranno il Napoli in trasferta contro la Juventus. Gli azzurri potranno contare sull'apporto di una minima cornice e a proprio vantaggio, seppur non proveniente dalla regione Campania, lo abbiamo detto in apertura, visto il divieto della prefettura, lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che riconosce comunque una buona presenza, visto anche il biglietto costoso di 60 euro per il settore ospiti all'Allianz di Torino, sperando che questa trasferta piemontese possa essere proficua e soprattutto felice, come lo è stata l'altra, quella che abbiamo visto da pochi giorni fa, come lo è stata quella in casa Granata, speriamo possa essere anche questa qui. Nel frattempo vi ricordo due appuntamenti che potrete seguire in diretta proprio con Calcio Napoli 24, ossia la conferenza stampa di mister Carlo Ancelotti. Andiamo a vedere con l'aiuto del Touch, perché il tecnico parlerà da Castelvolturno proprio alle ore 12, stesso orario in cui interverrà anche il suo collega da Vinovo per presentare la sfida dello Stadium di domani, ossia Massimiliano Allegri. Quindi da una parte e dall'altra potete sentire un po' le voci dei protagonisti in vista del big match di domani. Domani la giornata di Serie A si aprirà con il derby di Roma-Lazio alle 15 di sabato, appunto, poi alle 18 il big match Juventus-Napoli, che darà tante indicazioni a seconda del risultato e sia da una parte che dall'altra. Detto questo, noi siamo giunti alla conclusione della nostra rassegna stampa. Chi è stato con voi è Pasquale Caccio, la ringrazio, Gianni Orefice in regia. Restate su Calcio Napoli 24 TV, perché è in arrivo, come di consueto, come ogni giorno, Calcio Napoli 24 Live, con tanti aggiornamenti direttamente da casa Napoli, direttamente anche da Castelvolturno. Vi auguro una buona giornata e a domani con la rassegna stampa. Ciao. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato.